Presidente della provincia Marco Magrini, il ministro delle infrastrutture ha preso a cuore, diciamo, le rotonde della 629, però è una missione veramente ambiziosa, siamo alla seconda, ne servono sei, arriveremo fino in fondo. Ma sì, io mi fido del ministro perché ha preso un impegno, poi abbiamo fatto anche un incontro con, c'era il ministro Giorgetti, quindi c'era proprio il ministro che stanzia i finanziamenti e lui dalle infrastrutture, c'è un accordo di massima, c'è un accordo con i sindaci, abbiamo dato come priorità questa importante strada della provincia e noi stiamo anche noi investendo come provincia a Comabbio su un'altra rotonda, quindi stiamo andando ormai alla terza e lui si è impegnato a stanziare 14-15 milioni che sono quelli che mancano per realizzare le altre e credo che questo sia un impegno che lui non si è dimenticato, lo mantiene, noi abbiamo scritto, abbiamo formalizzato il tutto, c'erano anche qua altri importanti amministratori come ad esempio il senatore Candiani che era uno degli artefici che ha portato avanti l'iniziativa insieme anche a Andrea Pellicini che insieme stiamo portando avanti questa importante struttura, ma la novità oggi è anche sulle piste ciclabili. Tu l'hai stimolato sul tema delle piste ciclabili, lui ha dato delle risposte interessanti, ma mi ha anche assicurato che stanno investendo molto sui tratti importanti di collegamento da Milano verso le varie province, sul Garda, ma anche sulla provincia di Varese, quindi il mio impegno è quello di presentare un piano delle piste ciclabili, delle grosse aste, quindi dei grossi collegamenti, che sarebbe un grandissimo risultato.